Del suo patrimonio storico, artistico e ambientale, nonché al prestigio dell'immagine del comune stesso, di cui ha contribuito notevolmente a diffondere e promuovere l'immagine a livello nazionale ed internazionale. Il comune di Castellabate conferisce la cittadinanza onoraria ad Alessandro Siani. Seduti per favore, ragazzi, la gente deve vedere. Lascio la parola a Alessandro Siani. Sì, per favore, state. Mi fa piacere anche se il pubblico riesce a vedere qualcosa. Innanzitutto, grazie veramente, grazie. Innanzitutto vorrei parlare un attimo. Vorrei parlare un attimo, due minuti, non voglio dire in maniera seria, ma in maniera che si evidenzia veramente l'aspetto sentimentale di questa giornata, perché veramente per me è una giornata importante. Si evince una cosa che secondo me è fondamentale dal film Benvenuti al Sud. C'è Claudio Bisio, a quale il mio pensiero va subito a lui, perché è un'onorificenza che comunque devo condividere assolutamente con lui, poi con tutti gli attori, la regia di Luca Miniero, che comunque ha valorizzato in maniera giusta veramente questo paese. C'è quell'immagine bellissima quando a un certo punto Claudio Bisio apre la finestra e si vede il tramonto di Castellabate, là è stata una sua bravura. Poi Claudio Bisio, seduti, lo so, ma non è che sta a metà accesa, veramente. Claudio Bisio è milanese, voi sapete che io sono napoletano, quindi questo film incontrava, anzi forse sembrava più uno scontro tra due scuole di pensiero, quella dei milanesi e quella dei napoletani. Invece cosa è accaduto? Quello che secondo me dovrebbe capitare sempre, cioè dal nord e dal sud, da mettere insieme questi due poli che sembrano così lontani, invece poi è nata una cosa straordinaria. Io che ascoltavo lui che ascoltava me, dalla contaminazione che c'è stata tra il nord e il sud è uscito, diciamo, questo film che è stato un grandissimo successo. Quindi che significa? Che se metti veramente due persone diverse, due umanità che sembrano diverse, invece stanno lì, si ascoltano, capiscono i lati positivi, capiscono i difetti, ma cercano di colmarli, significa che può nascere qualcosa di veramente strepitoso. E Benvenuti al Sud significa questo. Poi, voglio dire, già il titolo del film era proprio ricordava tutti noi l'ospitalità di quello del sud, dell'uomo del sud, della signora del sud, di Castellabate che ci ha ospitato. Io ho visto come quelli di Castellabate hanno ospitato Claudio Bisio, che era del nord, e tutto il cast in una maniera eccezionale. L'ospitalità del sud si sentiva già dal titolo, Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud deve essere proprio l'ingresso che ci deve proprio aprire a porte non solo, diciamo, italiane, ma a porte internazionali, come veramente è successo. Quando mi hanno detto, adesso tu devi prendere questo onore di scienza, io onestamente forse l'avrei condivisa con tutti i miei colleghi, con il regista, con me, è una cosa veramente grande, anche se io sono 10 anni che frequento Castellabate,
sono veramente 10 anni e gli ultimi 7 anni ho fatto anche degli spettacoli qua, fortunatamente sempre di grande successo, ma quest'anno vuoi più? Ma quest'anno vuoi più? Veramente ho visto una differenza strepitosa, cioè è successo veramente l'incredibile, cioè a parte che comunque poi mi hanno raccontato i dati che sono veramente entusiasmanti, cioè di questo turismo, un aumento circa del 30-35%, considerate un periodo di crisi veramente allucinante, ma c'è una crisi veramente strepitosa, che mio nipote ha perso un dente, l'ha lasciato sotto cucina. Stamattina ha trovato un biglietto del Topolino, stava scritto quando tenga di tu. Io ho chiesto a mia nonna, ma se ti accompagni a prendere la pensione che mi dai? Ha risposto mia nonna, amare va attraverso. Ecco, pensate mio padre voleva mettere 5 centesimi nel porcellino, ha detto no, porcellino, detto, non c'è bisogno che mi rompi, basta che mi metti 2 dita qua, ti bombo. C'è una crisi economica straordinaria, ma poi invece che è successo? Qua c'è stata una tendenza completamente diversa. 35% in più, i pullman che salivano qua, circa 95 pullman, allora hanno considerato, non considerato gli abusivi, considerando, pensate, talmente del caos che si è creato che nel 2011 mezza piazza hanno messo semaforo, prima non c'è stato semaforo, è vero o no? Una cosa che è veramente incredibile, il senso unico pedonale hanno messo. Un semestre tu, un senso unico pedonale, la voglio guarda, fa male che se no ci può buttare la penna, la penna, cioè i due vigili che stanno là, stanno stressati, non stanno la penna niente, guardate, è successo l'incredibile, e quindi per me questa è stata una gioia. Quello che dico a loro, consentitemi la battuta, perché veramente quando vi ho visto seduti così, mi pare con l'ultima cena. Perché voi non ci avete fatto caso, ma seduti. Io sono 13. Io. È stata una sensazione, ho detto, speriamo così di avere un muro in pace. Però quando ho visto che è capitato tutto questo, mi dovete credere, sono restato veramente felice. Io mi sono fatto portare dei gadget, perché? Perché guardate la fantasia, l'inventiva, la genialità di quelli del Sud. Dico prima una cosa seria, perché questa cosa che è accaduta di Benvenuti al Sud, che ha portato questi grandissimi vantaggi a Castellapate, mi raccomando, approfittate in maniera bonaria, genuina di questa cosa che è accaduta. Miglioriamo l'accoglienza, miglioriamo i servizi, non facciamo che questa cosa sia semplicemente un ambo, un terno che uno ha preso, perché prima o poi anche i soldi di un terno secco finiscono. Bravo! Allora quello che bisogna fare è incentivare con questi soldi che sono arrivati a dei servizi, ad aumentare assolutamente questo che è fondamentale, cioè che chi viene da Milano, da Verona, da Bari, tutte le persone, ma anche i napoletani, quelli che arrivano da Novara, la cosa fondamentale è che quando vengono qui restano colpiti, a parte da un tramonto, perché qua la cosa per Castellapate è che il sole fa il sole, un mare fa il suo dovere, perché un mare adora i mari, in un periodo di inquinamento, odora di mare. Quindi a parte le bellezze naturali che ci sono, mettiamoci stavolta anche quello che hanno di più, e sono più famosi al nord, la precisione, l'organizzazione, perché da questa contaminazione Castellapate resterà nella storia. Ecco. Voglio dire solamente a consentirti sempre dello scherzo, poi dopo so che c'è la serata che continua, cioè hanno organizzato una bellissima, dopo c'è una conferenza stampa, poi perché magari loro sono noi nella conferenza stampa, vanno a mangiare e fa sempre simpatia. Signore, ma guardate che bello l'invenzione che hanno fatto qui di benvenuti a su, cioè tu entravi nei negozi e trovavi delle cose, ecco la pietra di benvenuti al sud. Ah, prego.
cioè che fai se viene qua e lui mi butta a voi, cioè che andare a fare fate del pure la calamita, sa, quando uno dice voglio si ritira. Questa è la calamita. Ma signori, consentitemi, guardate la genialità. Voglio capire Venezia, voglio capire Roccanazzo, Aneva Castellano. È veramente una cosa straordinaria. Io pensavo che era nero, poi ho controllato su che bottoncino in un sogno. Vabbè. E poi signori, guardate, perché noi pensiamo sia al sud che al nord. Io non ho preparato niente, l'ho vista i souvenir e l'ho portato. Guardate, noi potremmo essere del sud e potremmo pensare solo a noi, invece no. Guardate, c'è stata una maglietta un po' brunetta. Thank you.